E ciao a tutti ragazzi, io sono Pedro Gamer e anche oggi siamo tornati con un appuntamento di PES 2016 modalità My Club. Allora ragazzi, tra tutti gli aggiornamenti che la Konami ha fatto questa settimana, quindi la patch di aggiornamento per i DLC degli europei, lo sconto per chi vuole aumentare gli slot dei giocatori, i soliti special merda agent, oltre a questi hanno aggiornato anche la lista degli allenatori. E tra questi chi ci stava? Eccolo qua ragazzi, Mr. Lowe, tedesco con leadership e adattabilità 92-94, abilità gestionali 620 e come modulo utilizza un 4-2-3-1. Perché vi sto parlando di questo allenatore? Per il semplice fatto che su PES 2015 ce l'avevo, ci giocavo e mi facevo delle grandissime partite. E lì, se non ricordo male, utilizzavo un modulo 4-3-2-1, dove davanti sapete che ci avevo piazzato Robben, che mi faceva una marea di gol. Ora però le cose sono cambiate, perché come potete vedere utilizza un 4-2-3-1 dove ci sono i classici 4 difensori, 2 centrocampisti, 3 trequartisti e un SP là davanti. Ma andiamo alle istruzioni squadra e possesso palla, dove praticamente come stile offensivo c'ha possesso palla, sviluppo passaggio corto, area di attacco sulle fasce, posizionamento flessibile, raggio di azione molto molto corto, quindi in linea con lo stile offensivo, giocatori in attacco pochi. Ciò significa che non c'entra una beata minchia con lo stile di gioco del sottoscritto. Ma passiamo alle istruzioni squadra senza possesso palla, perché c'ha stile difensivi, pressing alto, area di contenimento sulle fasce, e questa è una gran cosa perché la maggior parte dei giocatori utilizzano le fasce per attaccare, un po' come fa il sottoscritto. Pressing aggressivo, linea difensiva altissima, compattezza tantissima, giocatori in difesa pochi. Voi direte, sì, ma questa è la tattica difensiva. No, perché mo cambio, tattica offensiva identica ragazzi, non cambia. E udite, ho deciso di prenderlo. E voi direte, ma se non c'entra un cazzo col tuo stile di gioco, perché l'hai preso? Il motivo è semplice ragazzi, mi affascina questo modo di giocare. E ora vi faccio vedere i giocatori che ho scelto da far giocare con questo modulo e ovviamente i rispettivi ruoli, che non sono identici a quelli, o almeno non tutti. Ed ecco qua la squadra in questione ragazzi. Allora, al posto dell'SP ho messo Aguero come prima punta, trequartisti ho optato per Silva, Sterling al centro, De Bruyne a destra. Al posto dei centrocampisti ho optato per due mediani, ovvero Mascherano e De Rossi. Difesa e portieri sono rimasti invariati, quindi Alaba, Ramos, Varane, Klein e Neuer. In panchina però ci stanno, a partire dalla sinistra praticamente ci sta la solita pipa per far abbassare i costi gestionali, Jordi Alba perché Alaba il più delle volte non riesce a reggere tutta la partita, Matuidi come centrocampista, poi ci stanno Müller, Douglas Costa, Messi e Cristiano Ronaldo. In alto a destra potete vedere lo spirito di squadra che al momento è al 94 e a fianco abbiamo la familiarità in percentuale che sta all'89.60%. Quindi ragazzi, tra virgolette, è una squadra tutta da costruire. Detta tra noi, mi piacerebbe continuare la rotta di UCO1 proprio con questa formazione qua e con questo allenatore, perché parliamoci chiaro ragazzi, un po' di Ancelotti mi sono anche un po' rotte coglioni. Ho già provato questa squadra con questo modulo, questa formazione, non esattamente con questi giocatori, con uno degli iscritti, Loris, che ovviamente saluto, tra l'altro grandissimo giocatore, molto molto bravo, ma dall'amichevole con lui, come vi ho già detto, ho cambiato qualcosina, quindi avrei intenzione di riprovare questa squadra sempre in amichevole. Quindi ora andrò a creare una stanza chiamata YouTube Channel e mi andrò a fare un amichevole appunto per provare questa squadra col primo che entra. Allora ragazzi, mi sa che abbiamo beccato un italiano, Intellari c'è come squadra, vabbè dai, iniziamo. Allora, questa c'è una squadra caruccia ragazzi, c'è Zaza davanti a livello 46, c'è Messi come trequartista, poi c'è CLS, Young, Bilalla, Schedira, Cross, Mena, Caceres, Jimenez, Carval e Ter Stegen in porta a livello 40. Tra i panchinari c'è Delph, Fernandinho, Casemiro, Nivaldo, Morata e Arnold di tra virgolette rilievo. Ok ragazzi, si inizia. Bella, bravo, bella chiusura. Ok, a vedere che era che si avvicina proprio. Bella De Rossi. Sapete ragazzi, non mi sta dispiacendo sta squadra, sto modo di giocare qua non mi sta dispiacendo. Bravo. Guarda. Oh, ragazzi, ha parato in manuale, Bravo.
Cioè, poi mi venite a dire che De Rossi non va bene. Bravo, bella chiusura. Guarda Alaba. Mica si gira palla che è una favola, ragazzi. Oh, fallo, eh. C'è De Rossi, ragazzi. Ah, perché è mascherano quello? Agüero se ne va. Zaza. Easy. Fatta una mezza cazzata. Oh, Alaba riesce ad anticipare, ragazzi. Bravo, bravo. Lì ho sbagliato io. Occhio. Bravo. Oh, fallo, eh. Fallo. Allora, ragazzi, devo un attimo abituarmi a sto stile di gioco, eh. Che vi ricordo non è il mio. Bravo. Quindi praticamente devo anche cercare di giocare di 1-2. Bellissimo. Guardate mascherano quanto corre. Madò, ragazzi. Ciao. Bella. Cazzo, per quanto non ci è arrivato. No, te lo faccio, ovvio. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Sta giocando bene, ragazzi. Sta giocando di fine proprio. Anzi, di fino. Oh, 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 oh. Allora, ragazzi, io sto cercando un attimo di abituarmi a sto stile di gioco, perché vedete, non è facile, non è affatto facile per me. Però fatemi sapere nei commenti, guarda tu come cazzo mi ha saltato, cosa ne pensate. È bravo, eh? Bravo a difendere. Mi fai giochetti. Grande De Bruyne, ragazzi, ed è pure mezzo morto. Aia. Bella imbucata. Bella, bella, bella. Ciao. Mi fai trucchetti. Partita quasi finita, ragazzi. Siamo sempre sulla fascia. Finita, ragazzi. Mi è piaciuto un casino come ha giocato questo, comunque sia. Bravo, bravo, bravo. E c'ha una squadra, tra virgolette, di merda rispetto a quella del sottoscritto.
Quindi ora gli manderò un bel messaggio e gli farò i miei personali complimenti. Ad ogni modo, ragazzi, questa è una partita dove ho cercato un attimo di assaggiare il suo stile di gioco con questi giocatori attualmente in formazione. Ovviamente mi devo un attimo abituare a questo stile di gioco, però secondo me si può fare, è fattibile. Forse devo cercare un attimo di sfruttare meglio gli 1-2. Ora però, ragazzi, voglio sapere da voi, bestiacce che non siete altro, se avete preso Low, se ci state giocando, se l'avete provato o se magari siete interessati magari a provarlo. Quindi, ragazzi, ditemi la vostra. Detto questo, ragazzi, io concludo qui questo episodio, ovviamente diverso da tutti gli altri, in un certo senso anche insolito. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un bel pollicione in su e a commentare. Alla prossima, ciao!